Se pensiamo alle nomination come miglior attore, credo sia stato uno dei pochissimi attori e l'unico americano a ricevere così tante nomination in 50 anni. E la carriera di lei non è da meno. Ha vinto il BAFTA, ha vinto l'Oscar, ha vinto il New York Film Critics 2 volte. Ha vinto... Lui è stato 4 volte campione nazionale di auto da corsa. Guadagnava soldi facendo quelle corse. E poi ovviamente hanno donato 5 milioni di dollari. Quindi mi sono dovuto chiedere, bene, da dove comincio? Quello che non sapevo è che aveva già pensato di scrivere un'autobiografia insieme al suo amico Stuart Stern, celebre sceneggiatore, autore tra gli altri di Gioventù bruciata e La prima volta di Jennifer. E per farlo avevano intervistato chiunque avesse conosciuto Paul, in tutto almeno un centinaio di persone tra colleghi famosi, amici, tate, assistenti, chiunque riuscissero a contattare. Ha intervistato Altman, ha intervistato Kazan, ha intervistato Karl Malden, ha intervistato Tom Cruise, ha intervistato Bruce Dern. Tom Cruise? E dove sono finiti questi nastri? Purtroppo a un certo punto Paul ha bruciato tutte le audiocassette, comprese le sue, e nessuno sa dire esattamente perché. È un gesto folle e straordinario, se ci pensi bene, in qualche modo grandioso. L'altro giorno mi hanno richiamato dicendomi, sai, forse non li ha bruciati proprio tutti. Insomma, ne hanno ritrovati alcuni, ma sono fuori gioco, inutilizzabili. Quindi i nastri sono andati, ma Stewart li aveva fatti trascrivere tutti. Questa è solo una scatola di tutte le trascrizioni che ho. Stai scherzando? Ci sono centinaia di migliaia di pagine e sto contattando tutti i miei amici per ridare vita a queste registrazioni. Voglio realizzare una sorta di spettacolo di voci, una comunità che guarda al passato. Ed è questo che voglio fare insieme a voi. Sammy Rockwell darà voce al regista di Nick Manofredda, Laura Linney sarà Joanne Woodward e Zoe Kazan interpreterà la prima moglie di Paul. Karen Allen farà la matrigna di Joanne. Josh Hamilton leggerà la parte del direttore di scena. Vincent D'Onofrio sarà John Huston. George Clooney ha accettato di leggere Paul. Quindi ci divertiremo a far rivivere in qualche modo la generazione precedente alla nostra. Quindi devo leggere. Proviamo a leggere direttamente e vediamo che succede. Esatto, leggila una volta. Certo. Quando le persone ripenseranno a quest'epoca, e se mai qualcuno lo farà per qualche motivo, li scoprirà protagonisti dell'ultima fase dei film come forma artistica universale. Ora, i film sono stati in gran parte soppiantati dalle miniserie televisive, che oggi il grande pubblico apprezza più dei classici lungometraggi. Perciò sono convinto che saranno per tutti le ultime stelle del cinema. Sono stati gli ultimi divi a essere trattati all'inizio della loro carriera come erano trattati Gary Cooper o Katharine Hepburn prima di loro, e sono sopravvissuti.